Bentornati ragazzi, qua è Stepney e d'oggi avevo intenzione di fare in questo video della Yogwoss le pozioni, però stavolta, a differenza delle altre miliardesime volte, dove non mi sono mai informato di niente, ho provato a guardare qualche video su YouTube e cercando anche qua là fra i forum su come si potessero dannatamente creare queste benedette pozioni. Allora, il procedimento è qualcosa di assurdo, ve lo dico già adesso, perché si parte dal fatto che per creare le pozioni, ok, ci servirà questa qua, che è la pozione normale, quella base. Ok, voi ora dite, ok, ma perché ti fai tutti questi problemi se ce l'hai già? Allora, ragazzi, come vedete, io ne ho due perché le ho trovate nei dungeon che ho visitato in questi tempi. Però il problema è che non, cioè, con due si fa ben poco. Ora vi posso vedere cosa ho imparato con due, però si fa poco. E invece cosa dobbiamo trovare? Noi dobbiamo trovare nel Nether, e quindi so già che vi piacerà questa cosa perché devo andare nel Nether e non ho nemmeno l'ossidiana. Quindi, tra l'altro, dovrò pure andare a fabbricarmela giù in miniera. Vicino alle fortezze del Nether dobbiamo trovare appunto quei benedettissimi funghi Ned, che si chiamano Netherwort, Nether, una cosa di genere, che nei video su YouTube si trovavano appunto vicino a queste cose, o dove c'erano quei cosi che spawnavano e girano e tirano le palle di fuoco. Insomma, dovremmo esserci capiti. Poi, tramite quelli, si potrà trasformare le pozioni, che adesso iniziamo a costruire. Vi faccio vedere, non trovo il ferro, dove l'ho messo? Ah, comunque ringrazio tutti voi per avermi detto che ce l'avevo quale canna zucchero. Sono veramente un coglione. Ok, sì, siamo d'accordo, sono un coglione perché per un intero episodio sono andato a giro a cercare canne da zucchero quando le avevo a portata di mano. Ma non so se vi ricordate, io l'avevo detto che mi sembrava di averle, però ho failato. Succede anche ai migliori, ma soprattutto ai peggiori come me. Allora, andiamo a letto che è già diventata notte. Guardate, sono già tutti qua accalcati vicino al villaggio. Tanto non lavora. L'unico che lavora è Joseph Brown. Lui è il migliore di tutti. Quindi, se un giorno deciderò di uccidere tutta la mia popolazione, lui è l'unico che sopravviverà. Bravo, guarda, torna già a lavorare. Qui c'è la roba che ha trovato. Ah, già, il cinnabaro l'ultima volta, dopo Saving Chunks, mi ha dato questo aggeggio qui. Quicksilver, io sono andato a vedere nel libro magico, però non si può fare un cavolo ogni Quicksilver, quindi cosa me lo avete dato a fare? Non lo so, e magari non lo voglio neanche sapere, che ne so. Allora, guardiamo se qua c'è da cucinare, se non sbaglio c'era da cucinare un po' di cibo da portarci giù nella miniera per trovare i nostri amati Nethertruck. No, scusate, non Nethertruck, però avete inteso. L'obsidiana, perché ho detto Nethertruck perché sono deficiente. Allora, stavo dicendo, ho bisogno di torce, quindi prendi il wood, mettilo qua, cuoci il wood con niente, non abbiamo legna? Sì, abbiamo legna, la facciamo. Ok, devi infilarla dentro. E abbiamo anche la nostra produzione di torce, cioè di coal. Comunque avevamo già qua e avevamo comunque anche già qua. Ok, non perdiamo tempo, piccolo Stepney. Dobbiamo velocizzare le cose, altrimenti qua non facciamo nulla come l'ultimo episodio. Ah, queste torce sono poche, comunque. Allora, la alabarda l'ho presa anche se si sta distruggendo e questa cosa non mi piace affatto. Allora, ho un'idea, visto che comunque l'Hunter dovrebbe aver bisogno di un'arma per uccidere. Che succede? Ah, fa scatti. Ogni tanto si diverte così. L'Hunter dovrebbe avere in teoria bisogno di un'arma. Ora, perché non mi. Per non mi far arrabbiare. Ok. Io ti metto l'alabarda qui dentro. Boh, magari poi quando ti servirà la vieni a prendere. E me ne faccio un altro, visto che ho 100 diamanti e passa. Anzi, ne posso avere quanti voglio. Poi la spada per teletrasportarmi la porto per arrivare più veloce alle fortezze del Nether, che non troverò mai. Sappiatelo bene. Poi volevo costruirvi il calderone. Il calderone è dove un giorno noi costruiremo le nostre bellissime pozioni. Ne mettiamo uno qua e uno qua. I calderoni dovranno essere però riempiti d'acqua, quindi andiamo a prendere un cubettino d'acqua qui sotto, bravo. Non facciamo l'acqua infinita perché
Non mi serve a niente per il momento. Anzi, forse sì, forse mi serve. Allora, qua che è zona non utilizzata. Uno e due. Ora vi faccio vedere tutto, tranquilli. Riempi anche l'altro. Tutto, vi faccio vedere quel poco che ho appreso. Anzi, inizio già a spiegarvelo. Qui dentro noi dobbiamo mettere le nostre pozioni base, che dovrebbero essere queste qua. Ma forse nemmeno queste sono base. Queste sono già state, tra virgolette, potenziate con la redstone per renderle, diciamo, accessibili. Infatti, se io adesso ci provo a mettere la redstone, non dovrebbe succedere niente. Esatto, non succede niente. Però alle pozioni normali, mi sembra, se non sbaglio, se ci aggiungo lo zucchero, che si fa con le canne da zucchero, you don't say, dovrebbero diventare pozioni della velocità. Ora, mi sbaglierò di sicuro. Fammi vedere. Eccoci, aspetta, fammi fare lo zucchero prima. Dovrebbero diventare pozioni della velocità. Bene, vedo come diventano pozioni della velocità. Va bene, allora vorrà dire ragazzi che facciamo tutto insieme, tutto in un episodio. Quando avrò trovato quei benedetti funghi, trasformo tutte le pozioni, eccetera. Ok, siamo pronti per andare in miniera o ancora no? Sì, 17 di queste possano bastare. Fai un po' di stick. Ah già, devo farla alla barda prima di scordarmene. Perché state pur certi che me ne scordo se andiamo avanti di questo passo. Prendi un po' di diamanti, ci si porta indietro, tanto fanno sempre comodo. Una milioncina di diamanti. Ok, andiamo a cercare la nostra obsidian. Obsidian, perché l'ho chiamata in francese, non lo so. Tanto guardiamo quanto sta lavorando il nostro bellissimo amico. Sta scavando veramente come un turco, eh. Guarda, si sta facendo il culo. Ma non è che sta. Basta, che sta costruendo un labirinto. Ma cos'è sta storia? Cioè, sta costruendo un labirinto per infilarci un altro di quei mob a tre teste che mi spara? Scherzaci, ma in questi giochi sono pazzi. Allora, procederò da solo. Tanto ormai so come funziona. Devo arrivare al livello 0. Sempre non ci si è arrivato già a lui. Nell'altro caso avevo un dungeon. No, vabbè. Va bene già, va bene così, tranquilli. Troveremo un po' di ossidiana, eh. Male male c'è sempre l'opzione lava. Voi ricordatevi di quello. Opzione lava, ci buttate l'acqua sopra. Cubetto madre dentro cubetto madre, mi raccomando, non ve lo scordate mai. Se no vi fa la cobblestone. Eccoci, ho trovato un dungeon. Vedete, basta avere un po' di pazienza. Poi, se troviamo dei cristalli gialli, dobbiamo prenderli perché ho letto e mi avete scritto. Serviranno per aprire. Scusate, un rutto. Serviranno per aprire il nostro dildo gigante. Allora, non vedo lava. Questo non è un buon segno. Dovrebbe esserci. Almeno da qualche parte dovrebbe esserci, visto che siamo in una grotta. Però inizio a vedere dell'acqua. Acqua accanto alla lava. Questo è un cristallo viola, se non sbaglio. Ma l'avevo già provato quello viola. Aspettate, prendo. Quanti me ne ha dati? 3 Aqueous Crystal. Mi sa che l'avevo già usati l'altra volta. Però non vorrei dire una cavolata. Vabbè, continuiamo a esplorare la grotta per quanto è già stata distrutta, anzi, per quanto è stata creata così. Poi, male male, se non troviamo niente, esploriamo un po' da soli. Qua non c'è nulla. Ho messo una torcia e è scesa l'acqua. Non so perché. Utilizziamo il nostro rampino, visto che ce l'abbiamo a disposizione. E guadagniamo tempo e spazio. Guardate come posso superare l'acqua in un attimo. Ditemi voi che non è utilissimo questo rampino. Guardate, butto là e volo. Mi sento tipo Lara Croft style. Oppure, oh cazzo, oppure Splinter Cell style. Vedo della luce, derivata sicuramente da della lava. Un cristallo nero. Bello questo. Cos'è? Tainted Crystal. Altri cristalli. Vis Crystal l'avevo già usato, questo ve lo ricordo. Allora, stiamo andando. Lava, 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 lava. Perfetto. Io, ovviamente, da saggia persona, mi sono portato il secchio d'acqua. Ovviamente no. Però siamo fortunati. Siamo fortunati perché c'è qua. Altrimenti era stato un epic fail di grandissime dimensioni, eh.
Vediamo se qua intanto c'è qualcos'altro. Una volta presa l'ossidiana, se... perché la chiamo ossidiana? Una volta presa l'ossidiana, se siete d'accordo, già che sono qua giù, in modo da non tornarci in futuro, cerco... Oh cazzo, ma sono caduto. Ma ha tirato una laggata enorme, sono caduto da là. Cerco già i cristalli gialli, almeno ci avvantaggiamo per il futuro, perché ve l'ho già detto, ci voglio andare là sotto in grotta. È probabile, è molto probabile che... Ricomincerò una serie sulla Technic Pack, almeno che Omega... Io Omega non riusciamo a creare il server, ora ho perso la lava, dannazione. Era là. Almeno io che io Omega non riusciamo a creare il server e non voglio promettervi cose che non manterrò, quindi per il momento aspettiamo. Come avete notato, ho lasciato a cuocere la roba per mangiarmela e me la sono dimenticata là. Meraviglioso. Allora, qui diventerà tutto buio, quindi fatemi fare un po' di luce. No, non è diventato buio, pensavo peggio. Prendi l'acqua. Dai, scorri. Ok. Vediamo di prendere quest'ossidiana, senza farla bruciare. Ormai so come funziona il trucco. Anche la redstone ci servirà in teoria, lo sapevo. Lo sapevo che sotto c'era... C'era questo, infatti guardate come bisogna fare, eh. Mettete un cubetto e quindi sparisce il primo livello. Mettete un secondo cubetto che non mi fa mettere. Bene, perfetto, la mettete questo. E adesso possiamo spaccare questo. Probabilmente sotto ci sarà della lava, però essendo noi a livello di quello che spacchiamo, dovrebbe darmelo e non farlo bruciare nella lava. Io confido in questo. Ok, ho confidato in bene. Adesso tappiamo. Ok, dai. Prendiamo l'ossidiana che ci serve e poi proseguiamo nel nostro cammino verso il Nether. Ok, ne ho presi abbastanza, ne ho 12, in caso dovessi failare la costruzione. Adesso diamo un'occhiata qua in giro, mi sembra sembrava pr già prima di aver visto qualche cristallo. Poi, anche se ci allontaniamo parecchio, non è un problema perché torniamo indietro alla Carlona, avendo tanto il villaggio selezionato come punto facile da trovare, insomma, avete capito cosa intendo. E almeno facciamo anche una scorta di quella rovina. Qua vedo che si ampia il tutto. Sono dei lapis. Usiamo il nostro rampino perché ormai siamo troppo pro. Sento tipo dei fantasmi. Ovviamente non ne vedo la minima traccia. Voi direte che i fantasmi non si possono vedere, sono invisibili. E io vi assicuro che si possono vedere. Cosa c'è qua? No, c'è della lava là! Non mi ci trascinare. Oh, davanti lava, 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 no, sotto la lava, qua, qua, qua. Oh, cazzo. Ah, però trovo i diamanti. Il culo. Cioè, pensate a quanto io possa essere stato fortunato e al contempo sfortunato in questa situazione dove ho rischiato di morire. Lava, 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 lava. Ho rischiato di morire, però al contempo ho trovato dei diamanti. Oh, che cazzo è successo? Mi si è girato l'omino di scatto come se lo tirava una sberla. Ok, magari non è la stessa soddisfazione di trovarli nella hardcore, perché comunque li possiamo fare praticamente gratuitamente. Io quando uso le parole che finiscono con mente proprio mi sbizzarrisco in una maniera incredibile. Comunque, se vi stavo dicendo, probabilmente è molto più grandioso trovarli sulla hardcore, però. Fa comunque sempre piacere trovare dei diamanti, no? Non siamo d'accordo su questo. Anche se questi hanno della lava sotto il culo che mi farebbe morire, quindi stiamo attenti. Ok, 1, 2, 3, 4. Ne abbiamo un bel po', quindi non salveranno, cioè non saranno questi la mia salvezza, però vi ho già detto, mi ha fatto piacere ritrovarli. Allora, torniamo su, meno male c'è il rampino, guardate quanto tempo sto guadagnando con il rampino, eh. Pensate un po', senza rampino sarei ancora laggiù a sguazzare in l'acqua, un poverino. Avete guardate. No, sono arrivato da sopra, se non sbaglio. Da dove sono arrivato? Da là. Sono arrivato da qua, vero? Vero, ragazzi, sì, sono arrivato da qua, sono sicuro. Non sono arrivato da qua perché non trovo torce, però... Considerando che questo si ricongiunge ad altra lava, devo tornare indietro. Fanculo. Allora, aspettate.
Mi sono perso, vaffanculo. Eppure mi sembrava di essere arrivato da qua. Non esiste sta cosa. Da là. Oddio, quanto arriva lontano il rampino. Ah, basta. Da là, sono arrivato da là. Sì, però agganciati a un muro, se no... Si sta qui... Eccoci. Sta qui dove? Cos'era quel rumore? Vabbè, comunque ci siamo riconciliati, presumo. Non ci siamo riconciliati ancora. Dove sono infilato? Non è possibile sta cosa. Lupo mannaro. Non ho la spada d'oro. Vabbè, ho l'alabarda spaziale, è uguale. La sua fine sarà quella, lo sappiamo bene entrambi. Anzi, entrambi in corno, lo sappiamo tutti noi. Allora, non riesco a trovare la strada per tornare indietro. Vorrà dire che mi suiciderò. Che non è possibile una cosa del genere. Cioè, sono proprio rincoglionito. E là c'è un diamante. Va bene. Pash, non importa. Tanto noi abbiamo il rampino e ci salva da queste situazioni. Altri Tainted Crystal? No. Mi ha dato l'Aqueous Crystal. Allora, l'importante non è questo. L'importante è trovarne tanti. In modo da poter. Oh, comunque ci siamo ricollegati, per fortuna. Trovarne tanti e di tutti i tipi. In modo da poter provare ad aprire tutti i piselloni neri, i dildoni neri, e a vedere cosa cavolo c'è sotto, perché io non ne ho idea. Cose strane, quello sicuro. Scusate se non ho messo una torcia, probabilmente avete visto buio. Vabbè, poi non importa. Eccolo qua, un altro. Questo cos'è? Viscrystal. Viscrystal sono i più inutili di tutti, credo. Ne sto trovando ovviamente a palate, perché la regola è quella. Vabbè, dai, non abbiamo trovato quelli gialli. Non ci dispereremo per questo, però ci sarà sempre un piccolo rammarico. Possiamo andare nel Nether e quindi il prossimo episodio, ragazzi, noi ci ritroveremo ad andare in quel bellissimo posto che è il Nether. Però, a differenza nell'hardcore, dove ovviamente ho un po' paura di morire, perché se muoio finisce ogni cosa, qua posso morire quante volte voglio, quindi passeremo i peggio episodi a failare nel Nether. Mi immagino già come sarete voi contenti. Spero di sì. Quindi ragazzi, il video è terminato. Io vi invito a lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Io ovviamente mi sono perso, però tranquilli, nel prossimo video quando ci saremo sarò già tornato a casa, o almeno spero, se non mi uccido con il rampino, perché può darsi che succeda anche quello. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel commento. Qua era Stepney, bella!